Ciao Olio, eccoci qui in questa nuova avventura. Oggi vediamo un bellissimo valzer di Chopin, un valzer che mi sta molto a cuore perché è stato quello del mio primo saggio di pianoforte all'età di 12 anni, quello che fa eccetera eccetera. Come al solito lo andiamo a vedere dal punto di vista tecnico, ma soprattutto interpretativo. Allora, proviamo come al solito a fare la differenza, a suonare le prime righe senza anima, proprio così come c'è scritto sul pentagramma, mano destra, mano sinistra, e poi andiamo ad animare queste righe. Allora, faccio proprio le prime righe, vado. Ok, queste erano le prime righe e adesso però andiamo a metterci qualcosa di interessante. Innanzitutto è un valzer, tempo di tre quarti, sentivi la sinistra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. E noi sappiamo che all'interno dei tempi di tre quarti, ma così come anche negli altri tempi, la prima nota è quella più importante perché è quella che cade in battere, quindi non hanno tutte e tre la stessa importanza, non è 1, 2, 3. Ma è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E già cambia tantissimo. Quindi la mano sinistra l'abbiamo messa a posto. La mano destra parte con questa nota in levare che si prolunga, bam, si prolunga creando una bellissima sincope. Dovrebbe esserci l'accento, però si sente la mano sinistra. Il fatto che non ci sia l'accento sul tempo forte della mano destra, questo crea una sincope. La sincope è appunto questo accento che viene a mancare e bisogna farlo sentire. Ed è così per tutto il brano. Ancora. Quindi è la mano destra che tiene sempre questa sospensione, questo canto veramente fantastico. Ora, fin qui siamo nelle prime righe, nelle prime battute, non è che si possa fare tanto. Arriviamo più avanti quando. Allora, qui c'è già molto da dire. Innanzitutto qui c'è una legatura e un accento sul secondo tempo. Ancora. Cosa piuttosto insolita, no? Abbiamo detto che l'accento è sempre sulla prima, no, sul primo tempo e qui adesso è sul secondo tempo. Quindi questo sbilanciamento va fatto sentire. Ok, un'altra cosa che non è assolutamente da dare per scontato è la mano sinistra. Cosa fa la mano sinistra in tutto ciò? Oltre al fatto che è interessante che il basso risulti sempre il si, si. Ma la cosa più interessante è vedere come si apre l'accordo. Ora, noi abbiamo basso e accordi, basso e accordi. Guarda come si aprono questi accordi. Abbiamo un Sol diesis Si Re che poi si allarga e diventa un Sol Si Mi che poi si allarga e diventa un Fa Do Mi. Ecco, quando questi accordi vanno così ad allargarsi, quando vanno così ad allargarsi, bisogna anche crescere di volume perché è proprio la musica che ci dice quando un accordo si amplia è perché sta a significare qualcosa. Quindi si parte piano, più forte. E si torna a casa. Quindi. Questa è la mano sinistra. Quindi questa è la mano sinistra. Benissimo, andiamo avanti. Arriviamo qui. Se hai visto anche le puntate precedenti, abbiamo parlato spesso del salto di ottava. Quando c'è un salto d'ottava, non si può mai fare a cuor leggero, bisogna sempre esprimere una certa difficoltà, dobbiamo immedesimarci come se fossimo dei cantanti. E un salto d'ottava non è mai così, ma è sempre qualcosa. Addirittura in alcune edizioni, visto che esistono diverse edizioni di questo valzer, opera 69 numero 2, c'è anche un'acciaccatura, quindi non è più.
ma diventa questa acciaccatura. È tipica di Chopin, questi abbellimenti prima di un grande salto sono tipici di Chopin proprio per stare a sottolineare la difficoltà che il cantante compie nel fare un grande salto. Esempio classico, sempre. Hai visto? Metti prima quell'abbellimento, non è... Non è questo, ma è... Scusa. Questo abbellimento sta proprio a ta ta ra ta ra ta, cioè la difficoltà, bisogna veramente farla capire. Quindi queste acciaccature, questi abbellimenti prima del salto. Ok, abbiamo finito il primo periodo. E ora ricomincia, ma non è che ricomincia a macchinetta come c'è scritto, non è. Altro giro, altra corsa, no, non è questa roba qui, ma è, dato che siamo arrivati alla fine, e sta per incominciare il tema, cosa che abbiamo sempre detto, si rallenta, perché questa è una chiusura. Ora, prima che ricominci, un piccolo respiro, si incomincia sempre piano, è il discorso che abbiamo già fatto, un treno quando parte, non parte già a mille, parte lentamente, quindi questa cosa bisogna farla capire. E pian pianino si riprende la velocità iniziale, non si può subito dare tutto per scontato. Certo, sullo spartito è scritto così, ma noi siamo degli interpreti e il nostro compito è quello di dare vita a queste note, a questi pallini neri scritti nel pentagramma. Ok, la seconda parte è totalmente uguale e poi dopo la parte A arriva la parte B. Ok, questa era l'esecuzione meccanica, andiamo a metterci un po' di vitalità. Innanzitutto qui si cambia tonalità, partiamo dall'inizio che siamo in Si minore. Bello triste, si va. Nella tonalità sua relativa maggiore, nella sua sorella maggiore che è la tonalità di Re maggiore. Non cambiano i tasti neri, i tasti bianchi rimangono i medesimi, ma si va semplicemente nella sua relativa maggiore. E questo cambio di scenario da tragico a un pochettino più spensierato bisogna farlo sottolineare. Come? Io gli darei qualche BPM in più, qualche tacca di velocità in più, perché se all'inizio era molto anche austero, se vogliamo, qui la cosa diventa un pochettino più frivola. Anche un pochettino più slegata, no? dal tempo. Anche se non bisognerebbe mai suonare così. Quindi, andiamo a vedere questa parte qui. Libera! Attenzione! Ok, che cosa abbiamo fatto qui? Un bel ritenuto. Ogni tanto su degli accordi particolari è bello rallentare, perché questo è un fiume in piena che va. E piano piano si riprende il tempo. Ok, adesso piccoli. Dirmi. Arriva così finalmente la parte C, quindi la parte A è in tonalità minore, la parte B. E ora nella parte C siamo comunque in tonalità maggiore, ma io mi immagino di essere su un campo di fiori, proprio sai quelle bellissime giornate, magari anche estive, dove tutti sono andati in vacanza, tu sei da solo
Però non è un da solo nostalgico, è un da solo bello. Mi trovo da solo nella città vuota oppure in campagna aperta, vuota, e sono lì che finalmente ho anche un po' di tempo per pensare a me stesso, per pensare alle mie cose che normalmente durante l'anno non sono mai riuscito a fare. E mi dà proprio questa idea qui ed è meno ansioso di prima. Prima era liberatorio. Ora invece è assolutamente pastorale questa seconda parte, questa terza parte, scusami. Da cosa me ne accorgo? Più avanti ci saranno delle doppie note. Sentiamo un attimino con calma queste doppie note. Queste doppie note, terze, alternate da quinte, sono le classiche cose che i compositori utilizzano per rendere l'idea della caccia, della pastoralità, degli ambienti un po' bucolici. I corni da caccia, ma allo stesso tempo rappresentano comunque la natura. Quindi in mezzo alla natura qui siamo. C'è un leggero vento, ma che sposta di poco le foglie. Oh, che bello! E poi arrivano finalmente le doppie note. Ecco, qui un'altra cosa che abbiamo già detto, ma ci tengo a ribadire, qui il compositore sta facendo per due volte la stessa cosa identica, senti. E di nuovo, abbiamo già detto che se il compositore scrive due volte uguali, noi non dobbiamo mai suonarlo due volte uguali, ma sempre un po' diversi. Quindi, per esempio, il primo lo possiamo fare un po' più statico e il secondo più dinamico. Così esce, partiamo un attimino da prima. Statico, dinamico. Ah, così è un po' diverso. Adesso tonalità minore, non possiamo farlo. Tonalità minore ha sempre quel velo di malinconia. È come se adesso noi siamo in questo campo di fiori e ci tornano in mente ricordi che ci mettono un pochettino d'ansia. Quindi noi arriviamo da questa roba spensierata, totalmente spensierata. Minore. Come possiamo fare a sottolineare questo minore? Facendolo più piano e rallentando ancora un po'. Ritorno ancora da prima. Ok, qui arriva il culmine del brano, il culmine perché poi ricomincia veramente dall'inizio. Noi arriviamo da minore. Senti questo passaggio. Ok, questa è la parte più bella in assoluto del brano. Quindi questo climax bisogna farlo veramente, veramente sentire. Non si può suonare questa roba così, senti. Così è come è scritto, ma bisogna rallentare, dare all'ascoltatore, come sapete quando c'è il rubinetto che cade una goccia ogni tanto, devi dargli questa goccia ogni tanto che dice: ma che cosa succede ora? Ogni accordo è importante, sempre più lento, quasi a fermarti. E poi ritorni, quindi dopo un momento di indecisione si ritorna alla velocità iniziale, però tutti questi ritenuti, rallentando, evidenziando gli accordi più importanti, danno vita ad un brano che può essere un brano semplice, infatti si trova all'interno della raccolta Il mio primo Chopin, cioè i brani diciamo più abbordabili per un neofita al pianoforte
che vuole affrontare appunto questo autore fantastico, però bisogna comunque pensare anche all'interpretazione. È chiaro che uno che all'inizio deve pensare a tutte queste difficoltà tecniche, salti, megasalti, accordi di quattro note, è complesso, ma una volta che uno ha superato, diciamo, questi problemi, questi scogli tecnici, il mio consiglio è quello di andare un pochettino più in profondità, perché la differenza fra un lavoro buono e un lavoro eccellente ci sono 5 o 10 ore di studio in più. Quindi perché no andare ancora più in profondità e cercare di dare la massima interpretazione, la massima vivacità ad un brano come questo, come un valzer di Chopin, che è l'autore più romantico per eccellenza. E quindi ragazzi, dateci dentro, ognuno trovi all'interno del brano delle parti a cui dare attenzione, dare in qualche modo sottolinearle, e trova il proprio modo di sottolinearle. Questa era la mia interpretazione. Qualcuno potrà interpretarla in modo totalmente diverso. Non è detto che la mia o di quest'altra persona sia sbagliato, siamo degli interpreti, quindi abbiamo per fortuna un pochettino di gioco all'interno di uno spartito classico. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, un salutone e a presto.